Ciao ragazzi, sono Imon, chef titolare di ristorante Minami. Oggi ti faccio vedere come puliamo il calamari gigante fresco per le sushi, modo giapponese. Allora, calamari intero qui, con le dito, con la testa, giri un po', va via. Questo lato qui si può usare, quindi fine dell'occhi, fai una puntura, questo va buttato, qui rimane un appunto, questo dal dito sotto. Fai così, va via. Questo si può utilizzare per saltato, anche ogni tanto posso utilizzare per nigiri. Qui abbiamo, come si chiama, quelle che girano sull'acqua. Allora, mettiamo un dito dentro, leggermente, non dobbiamo usare tanta forza. Vanno così, pelle automaticamente vanno via. Eccoci, andato. Questo anche si può utilizzare, non per sushi ma saltato. Allora, questa pelle nero va via subito, piano piano, senso che poi io ho tanta esperienza, quindi si può. Qui abbiamo una cosa di osso di, cioè, calamari, no? Questa parte è osso, tocca, tiri un po' con la forza, eccoci, esce. Questo va buttato via. Adesso qualcuno mette il dito dentro, ma è troppo difficile. Cosa facciamo? Facciamo metà. Tagliamo leggermente direttamente diritto, va via un po' di cosa della pancia, questi da buttare subito, eccoci, qui rimane un po', pulite con la coltello, un pochettino, pulisce anche questo lato, prima pulita con coltello. Allora, poi vedete come. Già lavato, no? Adesso questa pelle qui, chi è esperto si può buttare con le carte, se no si può utilizzare direttamente sotto acqua 10 secondi, oppure 5 secondi sotto acqua bollito, oppure anche 3 secondi, dipende il chef a suo modo. Tagli così un pezzo. Ecco, calamari pronto per nigiri. Grazie mille ragazzi. Grazie mille ragazzi, aspettiamo a voi nel mio locale, si chiama Minami Milano, via Valtellina numero 2. Grazie mille, alla prossima!